Ci siamo confrontati col proponente di questa mozione, il quale, mi corregga se sbaglio, ha concordato di spostare alcuni punti dell'impegno direttamente nel testo, questo perché come maggioranza noi ci stiamo già impegnando ed abbiamo impegnato la sindaca e la giunta in attività di promozione, proprio di divulgazione della cultura contro la violenza in genere e la violenza di genere. Oltre a ciò, per quanto riguarda invece il decreto Pillon, noi ci siamo confrontati anche con la deputata Spadoni su questo tema e ravvediamo effettivamente delle criticità legate ad alcune lacune, soprattutto in tema di violenza domestica contro le donne. Laddove ciò accade non ci può essere parità di trattamento tra i genitori e il bambino deve essere assolutamente tutelato. Quindi da questo punto di vista noi voteremo favorevolmente alla mozione.